Emilia Nauto presenta. Dalla sconfitta rimediata all'Olimpico contro la Lazio, un 3-1 che comunque non rispecchia l'andamento della partita. Parleremo di questo, dell'arbitro, della prossima gara con il Bari, sempre serale, e su questo argomento ci soffermeremo perché oggi Guidolina ha lanciato un nuovo appello. I temi sono tanti e presentiamo subito gli ospiti di questa sera, a partire da il nostro opinionista Giacomo Bulgarelli. Buonasera, buonasera. Grazie di essere con noi. Buonasera. A seguire l'altro opinionista, direttore del Guerisportivo, Ivan Zazzaroni. Buonasera, buonasera Ivan, e grazie di essere con noi. Per il mondo dello spettacolo abbiamo il piacere di ospitare uno dei protagonisti dell'ultimo film Vacanze di Natale, tra l'altro uno che nel film fa il ruolo del figlio del presidente del Bologna. Stiamo parlando di Gianmarco Rocco di Torre Padula. Buonasera. Buonasera. Dopo ci racconterai com'è Meghan Gale, te lo chiederanno sicuramente. Ci trasferiamo dall'altra parte, dove troviamo uno dei protagonisti del Bologna, Michele Paramatti. Buonasera, grazie di essere con noi. Per la stampa abbiamo, c'è tornato a trovare l'editorialista del Corriere dello Sport e del Guerisportivo, Adalberto Bortolotti. Buonasera. E uno dei temi che tratteremo questa sera è quello degli arbitri, e per il mondo arbitrale abbiamo questa sera una bella presenza. Anna Ravaglia, buonasera, arbitro donna. Buonasera Anna, grazie di essere con noi. Un bentornato alla nostra De Anna. Ciao De Anna. Grazie, buonasera. Rientrata dal Vietnam. Buon anno. Tutto bene De Anna? Tutto bene, io sono scesa da poche ore dall'aereo, quindi sono rimasta vestita a tema perché sono arrivata dal Vietnam e dalla Cambogia. È stato faticoso, ma fra poco vedrete i risultati, fra qualche mese vedrete i risultati del nostro viaggio. Bene, De Anna, con te c'è il solito pubblico? Sì, abbiamo i nostri soliti ospiti nel pubblico. Stasera c'è il Siepelunga Calcio, che è un nostro ospite già gradito, già venuto altre volte. C'è il Bologna Football 5, che è una squadra di calcetto e una società di atletica, quindi una novità stasera, qualcosa di diverso. Parleremo con loro più tardi. Bene, grazie De Anna. E poi andiamo a salutare il nostro immancabile Ermanno Muolo. Immancabile, eccolo. Ciao Ermanno. Siamo qua. Come va? Tutto bene? Un po' stanco. Un po' stanco. Facciamo la trasmissione venerdì, lunedì. Domani c'è trasmissione? No, domani no. Puoi riposarti una settimana. Beh, insomma. Pensa a loro che hanno giocato giovedì, domenica. Ah, hanno giocato? È più faticoso per loro. Hanno giocato? Sì, hanno giocato. Beh, insomma. Senti. Hanno giocato. Sono le battute, l'ironia di Ermanno, ma ormai ci siete abituati. Sì, ma Michele mi conosce. Ermanno, prima di aprire l'asta, so che avevi un dono. Ma più che altro, sì, voi sapete che c'è, non so se sapete che c'è stata una specie di diatriba su degli orologi, su dei Rolex regalati. L'avete sentito parlare? Vagamente, un vagamente. Po', sì. Ecco, e oltretutto sono stati fatti dei regali più preziosi per le persone un po' più, per dire, Rolex d'oro per i disegnatori, poi d'argento per gli arbitri, degli Swatch di plastica per i guardaline, no? A scendere. Sì. Beh, io ho ricevuto anch'io un dono, un orologio. L'ho ricevuto anch'io e non so come interpretarlo, nel senso, in questa scala di valori, ve lo faccio vedere. A me hanno... Questo è quello che ho ricevuto io. Non so come interpretarlo. Ma da chi? Da chi? Dalla Roma? Non lo so. Voi sapete che, insomma, la stampa è influente, quindi anche noi in certo modo andiamo trattati bene. Però è preciso, Ermanno. Eh? È preciso. È preciso, fa le 9:06, ma perché ce l'ho messo io? Vai da polso? Nel senso che tu lo puoi, questo è sempre preciso, tu lo puoi, vedi? Perché non ha neanche il vetro, hai capito? No, ti chiedevo, è da polso oppure uno da portare nel taschino? Ma no, questo è da polso, eh? È da polso. Manca il cinturone. No, la versione da muro è più grande.
Allora, Ermanno, apriamo l'asta. Io ti faccio vedere subito il regalo che ha portato questa sera Michele Paramatti. Sono i calzettoni del Bologna. Io ti chiedo quando li hai indossati, di quando sono, di quale stagione. Beh, si sente dall'odore. Si sente. No, ha detto che li ha lavati, quindi... Sì. No, questi sono di 5 anni fa, della prima stagione qua al Bologna, e ultimamente li ha utilizzati la Befana quando veniva a trovarmi. Ah, bene, quindi sono calzettoni da calcio del Bologna, sì? Volevo portare i boxer di Corazza, ma non scherzi. Li faremo portare a Corazza quando ci verrà a trovare. Allora, Ermanno, questo è l'omaggio messo all'asta da Michele. La prassi è sempre la stessa, penso che i nostri telespettatori ormai l'abbiano in qualche modo capito. Noi accetteremo le prime 10 offerte, così, le prime 10-12 offerte per questi calzettoni, offerte... Non accettiamo orologi oggi, ecco questo, ve lo dico solo subito. Per oggi. Non accettiamo orologi né per Paramatti né per il rappresentante arbitrale. E potete offrire quello che volete, poi Michele sceglierà l'oggetto che più in qualche modo ha acceso la sua fantasia e noi inviteremo il prescelto a venire a fare lo scambio in diretta. Bene. E poi aspettiamo naturalmente anche tutte le vostre domande. Grazie Ermanno, allora ci sentiamo più tardi, noi apriamo la nostra trasmissione parlando di arbitri e per farlo vediamo questo contributo, le dichiarazioni rilasciate ieri da Guidolin e Signori proprio si riferiscono a Racalbuto, le ha raccolte per noi Carlo Calicetti. Non ho mai recriminato o reclamato, anche se in un mese noi abbiamo perso due partite per due gol in fuorigioco. Chissà cosa avrebbe fatto qualcun altro al posto nostro. Se le telecamere ci riprendono quando noi giustamente sbagliamo, diamo le gomitate, se riprendessero il labiale di Racalbuto quando parla con me, si vede che anche gli arbitri, o in questo caso Racalbuto, non ha avuto dei toni molto gentili nei miei confronti. Allora Michele, abbiamo sentito Guidolin, abbiamo sentito Signori, poi vedremo anche la tua espulsione per somma di ammonizioni. È vero che Racalbuto comunque in campo ha avuto nei vostri confronti anche un linguaggio piuttosto spinto? Ma forse con Beppe, visto che era il capitano, era quello che forse più gli parlava. Ecco. Di certo ha cercato di essere autoritario, di tenere sotto controllo la partita, come un po' fanno tutti gli arbitri. Ecco. C'è chi usa certi metodi, c'è chi ne usa altri. Lui è stato troppo deciso forse, perché subito due ammonizioni, l'espulsione di Guidolin nei primi 20 minuti, insomma... Quello che si può notare anche ieri è che soprattutto ci sono differenze di valutazione, insomma, altrimenti non si spiegherebbe il perché noi veniamo ammoniti subito e alcuni passano impuniti. Ecco. Certo. Quello forse dà un po' fastidio, però. Volevo chiedere a Ivan e a Giacomo, che ieri erano allo stadio, se vi è sembrato l'arbitraggio di Racalbuto piuttosto... deciso, forse troppo nei confronti del Bologna o no? Tra l'altro i primi due ammoniti erano due diffidati, Nervo e Anderson, che salteranno la partita con il Bari. Poi vedremo se questi cartellini erano più o meno meritati. Sì, l'ammonizione di Anderson è una costante ormai, perché lui piglia un sacco di falli, poi quello che è ammonito è lui in genere, perché Nesta gli si aggrappava addosso tutte le volte, perché poi fanno così tutti, non solo Nesta, perché è immarcabile, certo, sotto un certo aspetto, quindi è diventato una costante. Cioè, lui è più ammonito di Montero. Se vogliamo, uno dei giocatori più ammoniti, Anderson, che sarebbe il massimo veramente. Io penso che quello che ha fatto Racalbuto ieri non sia dovuto tanto alla prevenzione nei confronti del Bologna quanto alla sua cronica incapacità. No, non è capace, cioè ci sono degli arbitri che non sono capaci e ce ne sono tanti che sono in quella via di mezzo. Per fortuna mi sembra che adesso i disegnatori stiano rischiando con dei ragazzi giovani che mi sembrano molto promettenti e molto bravi. E così tolgono quella generazione di mezzo, che è una via di mezzo fra quelli bravi, che ce ne sono veramente tre o quattro di molto bravi, gli altri sono molto scarsi. Ho visto Ivan che annuiva quando parlavi di incapacità di Racalbuto. Boriello, Trentalange, se vuoi posso portare avanti. Una lista. Oh, c'è una Trentalange. Proprio non possono arbitrare. Io ieri dopo 10 minuti, no, un quarto d'ora, ho pensato fra me e me, beh, se dobbiamo venire qua per far vincere la Lazio, mettiamo a casa direttamente, cioè no, risparmi la trasferta.
Cioè, se devono vincere loro per forza? E lui effettivamente ha messo sotto il Bologna nei primi 25 minuti, distribuendo le giuste ammonizioni per controllarci. Sembrava quasi intimidatorio. Poi nel secondo tempo ha compensato con una serie di altre sciocchezze sulla Lazio, ma ormai la frittata era fatta. Io credo che ieri il Bologna non abbia mai avuto la possibilità di vincere la partita. Devo dire anche perché era schierato in modo orrendo, visto anche probabilmente l'emergenza, gli infortunati e tutto. Era una squadra che doveva cercare di contenere. Dico sinceramente, non ho mai stato ottimista. Ecco. Cioè, loro prima, vista la squadra, con tutto che sono impegnati, hanno fatto il massimo, tutto quello che vuoi, però proprio era assolutamente... Contro una Lazio, peraltro, ordinaria, perché a me ieri non è piaciuta per niente. Sì, sì. Cioè, Eriksen ha sbagliato tutto, perché ha messo una punta sola contro una coppia di centrali, Boselli e Gamberini, che obiettivamente lasciava un po' così, con tutto rispetto per Gamberini, che era esordiente, buttato lì in mezzo alla mischia, e per Boselli che però non ha giocato male Gamberini. Ma insomma, non ha giocato male. A un ragazzo di 18-19 anni, cosa vuoi andare a raccontare? La prima volta che gioca all'Olimpico contro la Lazio, il giorno dei 100 anni, non ha giocato male. Nei primi 45 minuti loro hanno avuto 4 palle gol proprio al centro. Non so se dipendesse da Gamberini o non Gamberini, però eri costretto a tenere Marocchi davanti ai due, quindi ha giocato da difensore. Michele ha avuto difficoltà con Nedved, l'altro ha avuto difficoltà con Sessao. Il nostro creatore di gioco si chiamava Uome, e quindi capisci che era difficile ieri vincere la partita. Poi a un certo punto era 1-1. Non è che sia molto d'accordo con quello che dice Ivan stavolta. Ma io sono contento. Perché poi alla fine il pareggio ci stava tutto. Non è che sia stato un Bologna dominato, super dominato. Però sembra così, sembra che abbia stato lui che era in difficoltà, Gamberini poverino cosa ci sta a fare lì in mezzo, Boselli poveretto. Insomma, Nedved non sapevamo dalla parte di Michele. Sì, Nedved è un grandissimo giocatore, tanto per cominciare, quindi non è che sia... Ma sono tutti grandissimi giocatori, voglio dire, perché Verone non è un grandissimo giocatore, ieri ha giocato molto male, Stankovic è un gran giocatore, Sala... Allora io dico, ha fatto il gol, una volta che ha fatto il gol Anderson, il signore ha avuto una grandissima occasione, fa il gol di 2-1, vince la partita il Bologna, non è che non... Poi ha avuto anche la prima palla gol. Bologna, quella di Signori che poi ha preso la traversa, io è stata la prima palla molto gol equilibrato, anzi un po' di parte. Ieri ho visto una partita dove obiettivamente al di là di tutto non mi sono mai sentito in partita, nonostante l'1-1 nonostante il palo. Lei come l'ha vista invece? L'ho vista in TV in pratica con Giacomo, perché con il suo commento... Esatto, sottolineiamo che era la prima volta che Giacomo ha fatto una telecronaca del Bologna. Spero di non farla più. Perché? Per il risultato. A parte che abbiamo perso, poi viene sempre la voglia di dire qualcosa di diverso da quello che vedi. Ma eri un po' emozionato a farla? No, eri tranquillo. Emozionato no, però... Però dicevi che avevi particolare, anche... Particolare, sì, una cosa abbastanza particolare. Chiusa la parentesi. Io devo dire che come sensazione ho avuto quella di Ivan. Io ero convinto che non ci saremmo usciti da quel campo. Cioè c'era un contesto che si misura subito, l'atmosfera, l'arbitraggio, che non ha influito con decisioni particolari, ma con l'atteggiamento, che è peggio secondo me, perché un arbitro sbaglia una cosa, ma quando lo vedi che è indirizzato in una certa maniera, ti viene anche una forma di rassegnazione. E mi sembrava una di quelle partite in cui c'è una squadra che capita nello scomodo ruolo della vittima sacrificale. Ecco, che toccava al Bologna e purtroppo bisognava sacrificare ai 100 anni della Lazio, c'era uno stadio stracolmo, pieno di entusiasmo, che poi... A un certo punto si era anche rivoltate queste condizioni quando la Lazio si è trovata in difficoltà. Però credo che non ci saremmo usciti in ogni modo, neanche se avessimo segnato il 2-1, poi sarebbe arrivato il 2-2, non lo so. Non è stata una grande Lazio, anzi io credo che ieri si sia visto che attualmente la Lazio è prima in classifica, ma non è la migliore squadra del campionato. Avevamo visto 2 ore prima la Juventus buttare via una vittoria a Parma, ma giocare con un'altra autorità. Era tutto sommato un'occasione, ma era anche un Bologna pieno di problemi e di assenze e di emergenza. Certo, emergenza. Che è poi un'emergenza continua, che contro il Bari sarà ancora peggiore, e questa è una condizione molto più delicata, perché contro la Lazio puoi mettere in preventivo una sconfitta. Contro il Bari erano tre punti molto belli. Ecco Michele, la cornice è vero era tutta contro di voi, però sul campo... Sinceramente c'è stato anche equilibrio per lunghi tratti della gara. Sì, voi ve la siete giocata in tutto e per tutto. Io sono d'accordo con Giacomo, insomma, no, non abbiamo sfigurato secondo me, perché abbiamo tenuto testa ad una squadra che tutto sommato, pur non essendo in una grandissima giornata, ha sempre dei giocatori che possono risolvere la partita, ecco come poi è successo.
Io penso avremmo meritato il pareggio per come abbiamo affrontato appunto questa squadra, non arroccandoci in difesa ma cercando di controbattere e di proporci in attacco. Vedi, la prima occasione è stata nostra, l'occasione che avrebbe potuto portarci sul 2-1 prima è stata nostra, quindi le abbiamo provate tutte, ecco. Certo. Era da mettere in preventivo che in un ambiente così, contro una squadra così, ci potesse stare di incappare in una sconfitta. Ecco. Abbiamo anche parlato dell'arbitro, allora vediamo la moviola, vediamo alcune decisioni prese ieri da Racalbuto e sentiamo dai nostri ospiti se condividono l'operato dell'arbitro. Partiamo dalla prima, la prima azione un po' dubbia è l'ammonizione a Kenneth Anderson, qui lo vediamo in contatto con Nesta, lo supera, riesce a guadagnarsi la palla e in questo momento l'arbitro fischia. Ma secondo me per proteste più che lui si dirige, infatti lo vediamo, verso questa l'arbitro. Questa è una cosa gravissima per l'arbitro, eh? Quando c'è una protesta così è micidiale, un calcio no che non fa niente, ma una protesta deve essere punita immediatamente. Che era il primo fallo che faceva lui. Esatto. Vediamo anche da qui. Non è stata una protesta neanche sgarbata, è stato un segno primo fallo. Sentiamo dall'arbitro qui presente, Anna Ravaglia, siete così suscettibili? No, non è questione di essere suscettibili, più che altro bisogna essere in campo. Cioè, è molto facile da fuori giudicare se, adesso in questo caso, Anderson è stato carino, non è stato carino, si è rivolto, in che maniera si è rivolto all'arbitro. Cioè, dipende dall'atteggiamento, dipende magari da una sorta anche di violenza, fra virgolette, che noi tifosi non vediamo. Ma io credo che gli arbitri di Serie A debbano conoscere, siano tenuti a conoscere i comportamenti dei giocatori di Serie A. E chi conosce Anderson sa che è una persona molto corretta, che è un giocatore molto corretto, sì, però che protesta in un certo modo. Com'è? È una protesta, cioè una protesta. Ho capito, ma non ha provocato. Si sentono delle cose incredibili. Se parliamo di proteste, le partite non finiscono. Un metro di valutazione è diverso. Perché quando anche io parlavo di atteggiamento, prima è questo. Cioè questo ti fa capire l'arbitro che non ti perdona nulla. Esatto. Ma vediamo la munizione a nervo. Tra l'altro tu, Michele, eri vicinissimo all'azione. Se può andare avanti un attimo Ceccardi, ecco, vediamo. Nedved, tu Michele, forse con un braccio leggermente lo ostacoli, sì, c'è un contatto nervo Nedved, un calcetto. Forse il piedino mette Michele. No, Cadendo Nedved quando c'è un piede di nervo. E sì, questa è l'ammonizione, siamo al 16° del primo tempo. Gianmarco, tu allarghi le braccia, sconsolato. Vabbè, ammonirlo, cioè, innanzitutto non si può neanche protestare, cioè, non mi sembra che Anderson l'abbia mandato a quel paese. Protestare fa parte del gioco. Sì, sì, no. Già non sono d'accordo con quella di Anderson, poi qui nervo non mi sembra niente. Ci sono falli ben più grandi da ammonizione. Mi sembra. Siete tutti d'accordo su questa ammonizione piuttosto gratuita? Ma scherzi, ma anche perché poi nei primi 25 minuti sta già cadendo sul contatto con Michele, no? Certo. Col braccio di Michele. E lui sta arrivando in corsa, mette il braccio nella gamba. Ma infatti, il nervo non era neanche. È già in tuffo, non c'entra nulla. Sì, nervo ha chiesto ma sono qui. Io. Sì, non... in questa azione mi pare non c'entri nulla. Certo, andiamo avanti, c'è l'espulsione di Guidolin. Ovviamente, noi da qui non possiamo né sentire né capire esattamente cosa sia successo. Ma Guidolin, a fine partita, ha più volte sottolineato il fatto di non aver assolutamente offeso l'arbitro, ma di aver solo imprecato per una normale azione di gioco. Lui ha detto anche: è difficile che chiedano oggi agli allenatori di non vivere più le partite, cioè non siamo a teatro. Un po' di tensione c'è. Erickson non si muove dalla panchina, quindi è l'unico che è corretto, se vogliamo, sotto certo. Questo aspetto. Andiamo avanti, stavamo vedendo l'episodio del rigore. Il rigore fischiato alla Lazio era il 24°, qui c'è già un contatto tra Marocchi e Consensao e poi arriva Boselli ed è rigore. Il suo intervento è nettamente sul giocatore. Non gli puoi dire nulla. E come è venuto sto rigore che dobbiamo... Rigore a parte che l'ha sbagliato dopo, però abbiamo regalato una... Sì, questo fallo non è netto. Non è... No, è nettissimo. In discussione. Ma il fatto che l'arbitro, secondo me, non ha inciso sul... Sì, nelle decisioni singole delle cose, che sottolineano la sua incapacità, certo. Ma poverino. Quando i giocatori sono scarsi, lo dicono pure. Si può dire anche che... gli ha dato 7 un giornale a Racalbuto. A Racalbuto.
per la partita di ieri, 7 gli ha dato, un grande giornale, quindi non lo so. Vediamo l'ultima azione, poi ci dobbiamo fermare perché è il momento della pubblicità ed è quella dell'ammonizione a Signori. Siamo sempre nel primo tempo, siamo al 28esimo, Signori cerca di attirare l'attenzione dell'arbitro perché in un'azione di gioco non si era accorto che Anderson era rimasto a terra. Sì. E qui Raccalbuto, noi non siamo riusciti però sinceramente a leggere il labiale. Ci sono diverse proteste, ci sei anche tu Michele, tu ti ricordi che cosa vi ha detto l'arbitro? È difficile. Lì a un certo punto Beppe chiama Sandro Nesta, chi chiama? Sì. Cerca un conforto da parte di Nesta, se non sbaglio, mi sembra di capire dal labiale. Sì. Vedete, qui si parlano, poi... Per dirgli spiegagli tu quello che è successo. Sì. Si vede solo Raccalbuto che lo allontana, non si capisce che cosa si dicano. A un certo punto della mia carriera ho smesso di fare il capitano, proprio perché pigliavo l'ammonizione era doppia. Certo. Tu non potevi parlare, quando per regolamento il capitano può parlare, se parli in maniera educata, sì, ovviamente, no? Ma la prima cosa è che anche quando tu arrivavi là da loro ti mandavano via, come ha fatto lui, sì, in tono autoritario, come per dire. Siamo solo riusciti a vedere che diceva pedala, pedala, vai via. All'asilo, gli sgridano. Ti sgridano. Però Ermanno oggi ha cercato di capire esattamente quello che si sono detti. Ermanno, ce l'hai fatta? Ci sei? Non è stato possibile individuare le parole esatte dell'arbitro. Mentre siamo riusciti a ricostruire con ore e ore di lavoro nel montaggio, rallentando le immagini, le esatte parole pronunciate da Beppe Signori nel momento in cui si allontana dopo l'ammonizione. Per cui io prego la regia di mandare in onda la schermata in cui più o meno magari le parole non sono esattamente quelle, ma il concetto fondamentalmente è quello di cosa ha detto Beppe Signori dopo l'ammonizione. Stimatissimo professor Raccalbuto, colgo l'occasione per manifestarle umilmente tutto il mio dissenso per la sanzione da sua eccellenza testè comminata ai danni della mia modesta e insignificante persona, assicurandole che il mio rispetto e la mia stima nei suoi confronti rimangono tuttavia immutati. A proposito, sa per caso dirmi che ore sono? Questa è l'importanza. Parola più, parola meno. Parola più, parola meno, il concetto era questo. Questo dovrebbe essere il concetto. Esatto, tu puoi confermare, Michele, eri lì più o meno. Mi sembra di ricordare, sì. Esatto, vedi, ha confermato anche Michele Paramatti. Grazie, Ermanno, sempre prezioso. Siamo qua tuo. Apposta. Ci sono domande e ci sono già offerte per l'aste, magari le vediamo più sì, tardi. Sì, adesso abbiamo la pubblicità e poi vediamo le offerte arrivate per Paramatti. Linea dunque alla regia per il primo stack pubblicitario, tra poco. Dedicata alla Moviola perché ci sono due episodi da vedere nel secondo tempo, purtroppo il protagonista è Michele Paramatti, li andiamo a vedere, si riferiscono alle due ammonizioni, l'ultima poi diventa un'espulsione. Allora, il 23esimo del secondo tempo, l'inquadratura è purtroppo un po' lontana e si vede il contatto tra te e Nedved a centrocampo e qui è il primo cartellino giallo. Ci stava questo cartellino giallo? Per me sì. No, perché è arrivato in ritardo, vedi, poi ha tenuto la gamba tesa, io l'ho visto anche in replay, volevo dire qualcos'altro, ma ho dovuto dire per forza che la munizione era giusta stavolta. Andiamo avanti e arriviamo alla seconda, siamo praticamente a partita finita, 44esimo, anche se poi... E qui c'è l'intervento abbastanza duro. Su. Nettamente sulla palla. Sì. Sulle palle. Destra o sinistra? La vediamo anche da un'altra inquadratura. No, ma lì veniva da un periodo di nervosismo suo, non so da cosa aveva fatto. Tra Mancini e lui non erano stati molto simpatici allora. Ecco, tra l'altro... È stata una reazione più che altro nervosa la sua. Sì, lo chiedo a te Michele, eri piuttosto nervoso lì a fine partita? Ma... sì, come capita quando si deve rimontare e quando prendi insomma, una gomitata in faccia, ma non fa niente, queste fanno parte della partita. Cioè precedentemente avevi preso una gomitata in sì, faccia? Sì, ma così... Tua discussione con Mancini, credo. Sì. Poi hai preso anche una pedata in faccia da Nedved nel primo tempo, mentre sì, tu stavi colpendo... Sì, l'avrà anche data, perché poi non è che se le prende sole. No. Sono azioni che capitano e come ci stanno le mie ammonizioni devono starci anche per altri giocatori. Certo. Adesso salterai
quasi sicuramente la partita di Bari. Quasi sicuramente, perché penso che due ammonizioni per lo stesso tipo di fallo comportino la squalifica automatica, ecco, con l'azzeramento delle ammonizioni successivamente, però portino ad una squalifica, certo, di una giornata. Quindi sabato con il Bari mancherete tu, Nervo e Anderson per squalifica, Uome che è partito per gli impegni con la sua nazionale, e poi c'è ancora il dubbio Ventola perché ha subito un infortunio, dovrebbe recuperare da qui a sabato, altrimenti... Ma poi bisogna capire Paganini, Falcone, non so come sono messi. Loro erano indisponibili per questa giornata. Bia rientra dalla squalifica e gli altri si saprà in settimana tramite il dottor Nanni il loro stato di salute. Non è un bel panorama, eh? Tra l'altro il Bari è una squadra molto pericolosa. Io ho visto ieri questo in Innaia, sono spaventato. Tra Innaia e Cassano hanno 29 anni in due? 34-35. Allora, richiamiamo Ermanno perché dobbiamo chiudere l'asta, sono già le 9:30 e dobbiamo dare modo a chi sarà il prescelto di venire qui a ritirare il tuo regalo. Ma lo deciderò io quando chiudere l'asta, almeno questo, non dico altro. Va bene, decidi tu, possiamo chiudere l'asta, Ermanno? Basta. No, basta, per favore chiudiamo questo collegamento che non ha senso. Non ero pronto. Come per Maloso. Ho altre cose da fare. Un po'. Qui continuano a portare dei regali, dall'altro l'ultimo neanche male. Però non sono pronto. Aspettiamo un minimo, vi faccio vivo io, vi chiamo io. Va bene? Va bene. Anche tra poco. Quindi non chiudiamo l'asta adesso. Non lo so, che ore sono adesso? Chiediamo sono le 9:30. Le 9:30. 9:30? Vediamoci verso le 9:35. È dispettoso, okay. Va bene. Anna, ma hai mai ricevuto regali da squadre di calcio? No. No, No. No, a parte che, anche se non sembra, sono molto timida e ricevere i regali mi imbarazza moltissimo. Quindi diciamo che... Beh, anche Bergamo e Pairetto erano imbarazzati. Come? Anche Bergamo e Pairetto erano imbarazzati. Sono arrossiti. Comunque diciamo per dovere di cronaca che il Bologna non ha invece mandato nessun regalo alla classe arbitrale. Sono stato orgoglioso di questo, cioè veramente, spero che sia così veramente. No, è così, confermato però dagli arbitri e dalla società. Io trovo giusto che non mandino regali, o quantomeno coerente, cioè tu protesti, non protesti. Questo aveva appena protestato, gli hanno sparato addosso, parlo di Sensi. La roba dei regali ha fatto una figura, ragazzi, barbina, proprio micidiale. Quindi, infatti lui ha protestato dopo i regali. Cronologicamente, prima ha mandato i regali. Poi ha protestato perché dice, allora non conta. Non conta. Scusa, che devo mandare il prossimo anno? L'aveva già mandato da un mese. Sì, appunto. Venuto fuori prima aveva mandato i regali. A scoppio ritardato anche la cosa. Beh, ritardato giusto. Ma lì probabilmente qualche arbitro ha poi parlato, probabilmente. Che quelli che hanno preso il Philip Watch. Scusa un attimo. Cioè, il guardaline. Fammi capire l'eleganza. Uno il Rolex d'oro da 25 milioni, a due anzi. A 36... il Rolex d'acciaio, perché magari qualcuno non lo sa, certo, da valore 3-4 milioni, non lo so. E poveri guardaline, il Philip Watch da 500 mila lire. Cioè, voglio dire, il quarto perché uomo, lo Swatch... Perché è poco. No, ma non è giusto. Però dai, c'è questa scala gerarchica. Non è giusto, è anche poco furbo, perché il guardaline si incazza. E chiaramente fa sapere a tutti che gli altri hanno preso... È una roba straordinaria. Certo. Diventa una spesa. Dopo, vabbè, tutto fatturato però. Tutto fatturato. Che una... dice che sono costati pochissimi. Io non voglio più ne immaginare dove li abbiano presi, perché avevano appena catturato la banda del Rolex l'altro giorno. E ti dice, l'abbiamo avuti a buonissimo prezzo. Alla Magliana l'hanno presa. C'è anche una notizia di mercato. Oggi il Bologna ha ceduto in prestito alla Pistoiese il portiere Marco Roccati. Mai attualmente visto. Il vice di Pagliuca sarà Andrea Ferrari, che era il terzo portiere, almeno salvo acquisti delle ultime ore. Allora, adesso andiamo a vedere, visto che Ermanno non vuole collegarsi con noi, vediamo il servizio che ha preparato oggi pomeriggio, che riassume un po' la situazione del Bologna di questo periodo. Il servizio. Che ore sono? Dipende. Per il mondo del calcio è l'ora di interrogarsi sull'importanza degli orologi e sul tempismo di certuni nel regalarli. Per il mondo rossoblù è l'ora di domandarsi se sia oramai scoccata l'ora della amara verità sulle reali possibilità della squadra o se stia per scoccare, attesa e agognata ma sempre più improbabile, l'ora della vendetta. Per il campionato ormai è la mezza, nel senso che con il prossimo turno si saluterà il girone d'andata e inizierà l'irrevocabile cavalcata di ritorno dalle sentenze definitive.
Per il Bologna è l'ora di fregiarsi dell'onore di non avere mai fatto regali agli arbitri, ma è pure il momento di considerare che gli arbitri non fanno a loro volta mai nemmeno un regalo al Bologna. La partita di ieri è un esempio interessante. Nei primi 20 minuti del suo orologio, Racalbuto fa capire al Bologna che aria tira, ammonisce due giocatori diffidati, allontana Guidolin dal teatro di gara e concede un bel rigore ai laziali che peraltro dimostrano di non averne bisogno per spazzare via i rossoblù. Per Guidolin è l'ora di guardare alla prossima gara col Bari, con l'ormai quasi cronica situazione d'emergenza da affrontare, privato di Anderson, Paramatti e Nervo squalificati e dell'uomo nazionale camerunense. Per la società è l'ora di affrontare una realtà come quella barese, che per possibilità economiche, bacino di pubblico, obiettivi, speranze e programmi, tanto le assomiglia, ma che ha scelto strade diverse facendo crescere, buttando nella mischia coraggiosamente, ragazzini di belle speranze come Cassano o Ininaia, che poi giocano e fanno le fortune della loro squadra. Per Eriberto è l'ora di farsi regalare un orologio, non necessariamente un Rolex, per sapere qual è l'ora giusta per tornare a casa la sera. Per Cinquini è l'ora di concretizzare le mosse rosso-blu sul mercato. Tra una settimana inizieranno i saldi nei negozi. Forse il Bologna aspetta qualche succulenta occasione nelle svendite di fine stagione. Che ore sono, allora? In generale, minuto più, minuto meno, è l'ora di svegliarsi. Volevo sapere da Gianmarco che nel film... Eccolo! È il momento, è proprio il momento. C'era l'appuntamento, non so se te ne sei accorto. Sì, stasera guardiamo molto l'orologio, mi sembra di capire. Mi sembra che sono proprio le 9.35, va bene. Allora, praticamente io avrei le offerte. Ci siamo fermati a 10, come era giusto. Sì. E quindi io le leggerei, andrei alla lettura delle offerte. Attento Michele, poi sceglierai l'oggetto. Allora, prima di aver letto però un fax, testa è giunto, è firmato Stefano, c'è anche il cognome, c'è anche l'indirizzo, poi lo diamo a Ivan magari. Signor Muolo, a me la trasmissione piace molto, ma da quando c'è il signor Zazzaroni a volte cambio canale. Questa è una testimonianza vera. È il fratello di Ermanno. No, ma capita, Non lo so. È normale, voglio dire. Però portati che cambi canale dopo che Zazzaroni ha parlato. No, a volte cambio canale e guardo la TV. Allora, l'asta. Offerta numero uno, Massimo, cappellino originale nazionale italiana mondiali 94. Poi Daniela, una foto di mio figlio, un anno e mezzo, con Paramatti a Sestola. Non so se è una foto, come mai ha fatto la foto? Come mai Daniela ha voluto fare la foto con Paramatti? Vabbè, lasciamo perdere. Le allusioni. Numero 3, videocassetta di Bologna Spal, in cui Paramatti giocava nella Spal. Questa è Sabrina che ce l'offre, questa è carina. Poi uno schiaccianoci a forma di mela, offerto da Elino. Poi abbiamo ciabatte di peluche a orso, immagino a forma di orso, per scaldare i piedi di un campione, Martina, 16 anni. Poi un modellino che rappresenta i tuoi gol con Juventus e Inter nello spareggio dell'anno scorso. Questo è Alessandro che lo offre. Poi, che cosa c'è scritto qui? Non lo so. Chiedo alla mia assistente di dirmi che cosa c'è scritto qua. Non so se adesso arriva, Sì? Ah, compensato, intagliato, con scritto "Io sono Michele" in polacco. Poi una ciabattona rosso-blu, questa la offre Nadia. E poi una mia bandana del Bologna, Monica, 11 anni. Allora, ti riepilogo. Tocca a te, Michele. Velocemente, Ermanno. Chiedo scusa, ce n'è un'altra. Striscione raffigurante Paramatti con scritta "Siamo troppo bolognesi", Silvia. Allora, intanto che Michele ci pensa, se puoi riepilogare velocemente, così si rinfresca. Cappellino nazionale italiana, foto con il figlio, una videocassetta di Bologna Spal con Paramatti nella Spal, uno schiaccianoci a forma di mela. Ah, ci sono anche dei calzettoni. No, scusa, c'è anche una videocassetta dello spareggio di Roma, dello scudetto Bologna-Inter 63-64, me l'ero persa. Dove c'è Giacomo? Compensato, intagliato, con scritto "Io sono Michele" in polacco, una ciabattuna rosso-blu, una mia bandana del Bologna, Monica, e uno striscione raffigurante Paramatti con scritta "Siamo troppo bolognesi", ciabatte di peluche a orso e un modellino che rappresenta i suoi gol alla Juve e all'Inter. Ma ci vorrebbero 10 calzettoni. No, visto che ne ho due, posso sceglierne due. Bella idea, bellissima idea, Michele, perché no? Ma solo tu potevi dire che era bella questa idea. È una bellissima idea. E poi uno può utilizzarli, no?
No, lo schiaccianoci a forma di mela. No, mai visto. Sono curioso di vederlo. Hai la curiosità. Sono curioso di vederlo. Schiaccianoci a forma di mela. Allora solo uno gliele facciamo scegliere. Sì, sicuro? Dai, così dona così due calzettoni uguali, se no. Perché uno tu dici poi potrebbe anche volerli usare. Comunque sono stati tutti molto, molto carini. Molto sì. Carini, è benissimo. Vero. Adesso contatteremo allora Elino che ha offerto questo schiaccianoci. C'è anche il nome che non ho mai sentito, quindi. Ma questo qui è lo pseudonimo, è uno pseudonimo. Perché è un'offerta arrivata in chat. Comunque noi adesso lo contatteremo e vedremo se ci può raggiungere. Grazie. Bene, potete grazie Ermanno. Poi ci farai anche delle domande nel frattempo. Sì, mi rifaccio vivo io. Ok, volevo sapere da Gianmarco che nel film Vacanze di Natale si spaccia, è vero, per il figlio di Gazzoni, il presidente del Bologna. Perché come nasce la gag? Tu sei con il figlio di Barilla. Sì, allora no, noi siamo due commessi che andiamo a raccimolare qualche soldo, a rotondare lo stipendio a Cortina in un negozio di abbigliamento. Conosciamo due che si spacciano per contesse. Sì. E noi ovviamente facciamo finta di essere anche noi ricchissimi e il mio amico Andrea Serraggiaretta dice sono il figlio di Barilla e lui si chiama, e io dico mi chiamo Roberto, e lui dice Gazzoni, e io faccio, rimango, non so neanche chi sia io, no? E poi la ragazza, questa contessa, dice ah Gazzoni figlio del presidente del Bologna, dico sì figlio del presidente del Bologna, così, quindi tutta, durante tutto il film ma io sono Gazzoni. Ma non senti, ti chiede ma che comprate? Serve, infatti c'è una scena in cui sembra che però, serve essere il figlio di Gazzoni nel film per conquistare Meghan Gale o no? No, perché lei non lo sa. Ah, non lo sa. No, è una cosa che viene fatta con altre due ragazze. Siamo pieni di bellissime donne in questo film, però alla fine sarò scelto da Meghan. Da Meghan? Ho visto le foto, Le vedremo dopo anche noi, intanto dici com'è dal vivo, immagino no, che interessi bella, agli uomini. Non hai brufoli, ve lo dico perché me lo chiedono tutti se hai brufoli, c'è stato un paio di giorni in cui hai avuto i brufoli, ma tutti quanti li abbiamo avuti, anche voi, e quindi no, una pelle perfetta, un fisico bellissimo, è molto bella, pensavo che il da contrario. Dire, basta guardarla. Pensavo il contrario. Dopo vedremo le foto insieme. Adesso ci occupiamo di un altro giocatore del Bologna, Eriberto, che si è trovato protagonista di una situazione piuttosto spiacevole, ce la racconta Carlo Calicetti. Vediamo. Non ha nemmeno la faccia da pirata del sabato sera. Eppure quel che ha combinato due notti fa Eriberto, 20 anni, passaporto brasiliano e un potenziale finora mai compiutamente espresso, ha dell'incredibile. Nella notte tra sabato e domenica, mentre la squadra è in ritiro a Roma, Eriberto, a Bologna perché infortunato, al volante della sua automobile, prima tampona un'auto all'incrocio tra via di Barbiano e via Codivilla, poi fugge in bocca ai viali di circonvallazione contromano e tra Porta Mazzini e Porta San Vitale chiude la serata con un frontale, dal quale per fortuna tutte le persone coinvolte escono illese. I carabinieri che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente al momento non forniscono ulteriori dettagli. Si sa soltanto che al giocatore è stata ovviamente ritirata la patente. Guidolin, appena messo al corrente dell'accaduto, non ha usato mezze parole. Voglio sapere la verità. La verità verrà fuori nel giro di poche ore. Per il momento nel codice Guidolin mi sono incazzato molto con lui. Al giocatore sarà comminata da parte della società la massima sanzione prevista, pari al 30% della retribuzione mensile. Questa è la cronaca di quanto avvenuto. Il comunicato appunto del Bologna sottolinea che in relazione all'incidente occorso la società si rende conto, oltre alla multa che pagherà Eriberto, si rende conto che nella considerazione dei fatti non può essere dimenticato il fattore età congiuntamente all'ambiente di lavoro distante dagli affetti familiari del giocatore, per cui non ci saranno altri provvedimenti se non la multa. Adesso è il momento di dare di nuovo la linea alla regia per la pubblicità. Del mercato, volevo parlarne con Adalberto perché nella puntata di venerdì sia Ivan Zazzaroni che Giacomo Bulgarelli su questo argomento si erano già espressi e si erano detti contrari all'acquisto tanto per comprare un giocatore, visto che quest'anno secondo loro la rosa è già completa per solo il campionato. Piuttosto entrambi erano d'accordo sul fatto che eventualmente si può prendere qualcuno in prospettiva per le prossime stagioni, qualche giovane da crescere. Secondo lei invece c'è attualmente un giocatore che manca al Bologna? C'è un reparto che andrebbe rinforzato per l'immediato? Io credo che da quanto si è visto ieri un difensore sia praticamente indispensabile.
D'accordo, perché il fatto di avere un paio di infortunati rientra nella logica e anche nelle probabilità ormai di questo calcio. Ieri abbiamo giocato sul campo della capolista in formazione di strettissima emergenza, con giocatori o spostati dal ruolo abituale o costretti ad esordire in un'occasione del genere. Un difensore per me è indispensabile, se ci può essere una scala di indispensabilità, del famoso trequartista di cui si parla tanto e che porrebbe probabilmente qualche problema di inserimento in corsa a metà campionato in una squadra che sinora ha giocato senza questa figura tattica. Io credo che un difensore, almeno un buon difensore, ci voglia. Ci vuole. Intanto ci sono anche due domande dei bambini, vero Deanna? Tu come ti chiami? Fabio. Fabio, in che ruolo giochi? Difensore. Difensore, ok. Ecco, poi quello che manca a Bologna, vedi, ad Alberto. Abbiamo risolto il problema. Vorrei chiedere come si sente dopo una vittoria e dopo una sconfitta te la squadra. Bella domanda. Chiaro che le vittorie fanno sempre piacere e danno anche entusiasmo, cioè fanno affrontare le partite che vengono dopo con più tranquillità, mentre le sconfitte ti fanno riflettere, ti fanno analizzare gli errori che fai e quelli che dovresti non fare con la partita dopo. E comunque c'è l'entusiasmo che cambia a seconda che si vinca o che si perde. C'è un'altra domanda? Tu come ti chiami? Luca. Luca, tu in che ruolo giochi? Dipende. Dipende. Ma se all'esigenza. Dipende, sì. Va bene. Anche tu una domanda per Paramassi? Sì, io volevo chiedere se all'inizio della sua carriera si aspettava di arrivare fino in Serie A. No, non me l'aspettavo. Speravo di poter arrivare il più in alto possibile, cercando con il lavoro di ottenere i risultati, ecco. Poi ho avuto la fortuna di avere l'opportunità di giocarci e in questo forse sono stato bravo a mantenermela. Okay. Bene, dopo quando ci sono altre domande, Deanna... Mi approfitto della parola Sabrina per presentare questo nuovo numero della collana Campioni in Campo, che è uscito in edicola sulle 3.000 lire ed è tutto dedicato a Kenneth Anderson, a cura di Valentina De Salvo. Il direttore della collana è Gianfranco Civolani e contiene un sacco di fotografie inedite di Anderson, da bambino, da adolescente. Ci sono un sacco di curiosità sulla sua vita, sulla sua carriera e compratelo. È uscito in edicola. Ne è uscito uno anche su Michele Paramatti, vero Michele? Sì, l'ultima, quella precedente è stata dedicata a te. E hai raccontato delle curiosità inedite? Sì. Ce ne racconti una di quelle che più sfiziose? Ma quella che mi ricordo con più simpatia, insomma, è stata quando andavo tutti i giorni dal benzinaio con la bicicletta, avevo 5-6 anni e gli dicevo il pieno, lui era indaffarato con gli altri, veniva lì con l'annaffiatoio, faceva finta di farmi il pieno, poi un giorno l'ha riempito d'acqua e mi ha fatto il pieno d'acqua, dopo non ci sono più andato e questo è stato quello più simpatico, penso. Ecco, questo per dire che in queste biografie comunque sono contenute anche delle cose, dei racconti vostri inediti che non si trovano tutti i giorni nelle interviste. Adesso parliamo di un altro tema che ha rilanciato oggi a Casteldebole Guidolin. Se n'era già parlato la scorsa settimana ed era riferito alle gare in notturna. Il Bologna si è trovato a giocarne due in una settimana, quella di giovedì col Cagliari e la prossima sabato contro il Bari. Il primo a lamentarsi è stato Beppe Signori, gli ha fatto poi eco Guidolin, si è unito lo stesso Pagliuca. Oggi Guidolin è tornato sull'argomento per fare una proposta. Sentiamola e poi ne parleremo in studio. Secondo me gli unici che si possono muovere sono i calciatori, che fanno delle battaglie incredibili per ottenere la settimana di vacanza a Natale e non fanno una battaglia per, secondo me dovrebbe essere ultra legittima, per tutelare la propria professionalità, perché un giocatore che per un mese non si può allenare e deve giocare 9 volte, 5 o 6 delle quali di sera con 0 gradi, mette a rischio la sua salute, la sua professionalità. Ecco, abbiamo capito il concetto. Secondo voi è giusto che i giocatori, dopo lo chiedo ovviamente a Michele che ne è un rappresentante,
è giusto che facciano questa battaglia per evitare queste notturne? Ne avevamo già un po' parlato venerdì. Secondo me bisogna che sia fatta una cosa in maniera diversa, più bilanciata. Capisco che ci sono delle esigenze per far giocare il più possibile in giornate diverse per via dei diritti televisivi che sono ormai molto alti e che le società prendono, però i giocatori dovrebbero essere, ha ragione Guidolin, anche l'associazione calciatori, sennò cosa, certo, l'abbiamo fatta fare, certo, tanti anni fa, insomma, dovrebbe, perché moltissimi infortuni derivano, sono muscolari, che dipendono proprio dallo stress di gioco, ovviamente, dalla fatica e dalle condizioni ambientali che non ti permettono di recuperare molto. Il fatto di non allenarsi a molti potrebbe andare bene, a me sarebbe andato benissimo, però effettivamente stare un mese senza allenamento ti può procurare dei guai. Michele, è una cosa che condividi anche tu? Sì, le esigenze televisive purtroppo portano, visto che sono anche un nostro le maggiori entrate per le società, porta anche a giocare in determinati orari. Ecco, andrebbe, secondo me, scelto un criterio diverso nello scegliere le partite. Era più logico far vedere un Bari-Bologna il 6 gennaio che non un Bologna-Bari, cioè scegliere anche le zone dove condizioni dove ambientali, insomma. Oppure giocare a Tunisi sempre. No. No, però credo anche i tifosi domenica non siano stati molto contenti di vedere la partita a luna di pomeriggio. Però era pieno. Poi che era pieno, ma si sono lamentati tutti. Era anche Parma-Juve, per poter vedere un'altra partita se era pieno. Esatto. Ma io mi lamento di più se gioco la sera d'inverno che alle 13 di domenica. Cioè, si cambiano abitudini e far colazione poco, con gli spaghetti è un po' dura. No, capito, d'accordo, ma a lì le sposti di poco, di un'ora e mezza, due ore al massimo. C'è una volta che giochi 2:30, quindi non è una gran differenza. Poi, obiettivamente, la colazione con gli spaghetti è il male minore. Qui rischi di romperti una gamba o di spezzarti i muscoli. Noi abbiamo tutta la gente rotta oggi perché giochiamo. Io credo, la cosa che più mi dispiace è che non giochiamo più la domenica, come Bologna, intendo dire. Cioè, non ci andiamo più lo stadio la domenica. Una volta sabato sera, una volta sabato pomeriggio, l'altra volta la domenica sera. Cioè, non c'è più la domenica pomeriggio, al di là della sacralità. Il Bologna quest'anno non gioca mai. Io, dall'Ara, avrò visto 3 partite quest'anno, voglio dire, di domenica. E anche questo ti sposta tutti, ma anche il tipo di frequenza di emozioni. Io credo che... Ma anche perché fa gli abbonamenti. Perché poi mica tutti possono... La gente lavora molte volte il sabato, sì, il più delle volte. Certo. Quindi... Comunque, secondo me, una partita al giorno, come si sta avvenendo adesso... ti toglie anche un po' il gusto di seguire tutte le competizioni. Cioè io, a parte il Bologna che adesso non c'è più, però la UEFA o le competizioni non campionato le seguo molto meno rispetto agli anni scorsi. Sai, io credo che a questo punto di battaglia ci sarebbe da fare 2000 per cambiare il calcio per come è oggi. Cioè, non so da che parte iniziare, obiettivamente. Questo è sicuramente un aspetto. Ce ne sono altri 100.000 che non mi piacciono. Cioè, obiettivamente, è tutto completamente sbagliato. Certo. Poi per un calciatore deve essere anche stremante doversi concentrare... Cioè, incontra la domenica, punti tutto su quello, però domenica, il martedì, cioè, concentrazione e poi rilassamento dei nervi sono due cose che almeno nel teatro è così. Ma più che altro sono i giorni, sì, la differenza, perché se queste cose ci sono sempre state, per chi aveva la fortuna di fare le coppe, giocare la domenica, il mercoledì e la domenica, in quel periodo lì, no? Ma il fatto di giocare la domenica e il martedì, con un giorno di tempo non recuperi, allora devi anticipare a sabato, però magari hai già giocato il giovedì e la domenica. Allora, sai, non è che sia è la programmazione, ma tutto viene programmato in base alla TV e sì, siccome chi è che ha fatto questo sono le società, sì, non è che l'abbia fatto, sia capitato così per caso. Certo. Ecco, Anna, e per un arbitro invece all'arbitrare di sera quando è più freddo è fastidioso come per gli atleti? Beh, certamente, soprattutto fare l'assistente all'arbitro è molto pesante la sera, quando andiamo a fare le partite con 0 gradi. Lei dove arbitra? In che categorie? Allora, io arbitro, diciamo che sono a disposizione dell'organo tecnico periferico esattamente fino alla seconda categoria, e mentre come assistente all'arbitro, promozione. È molto bello, lo ribadisco tutte le volte, è bellissimo arbitrare, anche se ci sono momenti così, diciamo, un pochettino negativi. E come giocatori è molto bello arbitrare in primavera, in,
autunno. Ah beh, certo, cioè, quando, il clima, questo... quando il clima è migliore. Sì, certo. Il freddo è molto fastidioso. Giacomo, com'è secondo te giocare con un arbitro donna? Per fortuna io non l'ho mai avuto. Perché per fortuna? No, per fortuna nel senso, non perché non sono capace, perché che poi dipende da come sono, anche se sono esteticamente carine, fai fatica a brontolare così. Quindi... Infatti, cioè, secondo te le proteste sono... che ci sono adesso quando vanno sparati verso l'arbitro, concitati? Beh, andrebbe sparati anche contro anche le guardierine, se sono carini, sì. Sì, Facciamo come malesano. Ho notato una cosa nell'arco anche della mia esperienza, soprattutto come assistente nelle coppe, i giocatori hanno, almeno ancora per adesso, un atteggiamento... più di rispetto. Più di rispetto. Ma domanda, per una donna, come si prova a fare il quarto uomo? No, non facciamo il quarto uomo. È una delle poche volte che ha fatto una battuta decente. È vero, questa era carina, è vero. No, io almeno ho notato questo, che anche le lamentele, le persone sono molto più rispettose. Non so se è la figura femminile o perché è la novità ancora. Dove è stato che c'è stato in Coppa UEFA? Sì, con l'Anderlecht. Sì, è stata molto brava. L'ho notato anche nelle partite che abbiamo fatto in Coppa Italia, quando c'erano i due arbitri. Secondo me c'era anche... sia da parte loro una maggiore sicurezza, tranquillità, perché cioè, sapevano di essere appoggiati, e da parte nostra non dico un timore, però cioè, eravamo sicuri che quello che sceglievano, che decidevano era più vicino sì, alla realtà, sì. Perché cioè alla realtà nel senso che era secondo noi la cosa giusta perché erano vicini all'azione, ecco, quindi... Cioè. Secondo me quello è un esperimento a portare avanti, non tutti sono d'accordo, no, io invece... ma io se fossi giocatore, per esempio in molti simulatori, molte simulazioni non ci sarebbero, perché l'arbitro è sempre lì e ti vedrebbe molto meglio. Certo. Quando un arbitro è difficile che segua con continuità tutta una partita, quando ti capita un'azione a 50 metri deve esserci il guardalinee che ti aiuta, che anche quello magari a 50 metri a sua volta. Due arbitri invece secondo me sembra un esperimento da continuare. Ma non è facile trovarne tanti all'altezza. Perché se ma già no, adesso... lì è importante essere in due, non tanto perché diventi anche più bravo tu. Sì, lo so. Perché sei più vicino è più difficile anche per te sbagliare. L'organico non è sterminato. Abbiamo parlato di arbitri donna, cioè una se per calciatrice fare una donna. Domanda a Paramatti, tu in che ruolo giochi invece? Su fascia destra, su terzino sinistro. Brava. Terzino sinistro. Volevo chiederle, che cosa ne pensa dei settori giovanili, cioè di noi ragazzi? No, lui si chiama Erode. Erode Paramatti. No, stiamo avendo la dimostrazione noi al Bologna che cioè, dei giovani stanno uscendo alla grande, perché prima Ferrari, Cipriani, che adesso sono stati ceduti in prestito a uno in Serie A, uno in Serie C. Ecco, che stanno uscendo un po' troppo perché li cedono. No, è fatto stanno proprio andando fuori. Ma fanno Gamberini. Bene a farlo. Fanno bene devono andare a giocare. No, esatto, devono dare l'opportunità di io Gamberini l'ho visto giocare, per Gamberini, me ha giocato bene. Secondo me ha una... Lo vedi invece chi è quel bambino lì inquadrato? Chi è? Questo è mio figlio. È il figlio di Michele, si chiama... Lorenzo, se poi adesso arrabbiato, adesso che è in un angolo, non vuole venire perché è timido. Quanti anni ha Lorenzo? 5 anni da una settimana. Lorenzo, quando vuoi tu puoi venire qui tra noi, così magari ti facciamo due domande. Adesso ha bisogno di sciogliersi ancora un po'. No, che vorrebbe dire due cose su Racalbuto, ma non gliela lascio. Allora chiamiamo Ermanno intanto, anche le domande che arrivano da casa, bisogna dare spazio anche ai tifosi da casa. Ermanno! Oh, era ora! Eh? Era ora! Era ora! Tu non ci chiedi più la linea, una volta entravi, invadevi, adesso sei molto rispettoso. Adesso ho altre attività, io faccio altre cose. Mi sono organizzato, quindi va bene anche non entrare. Hai un secondo lavoro, eh? Allora, innanzitutto, è veramente il figlio di Paramatti? Perché non ha il pizzetto, io l'ho notato subito. Non ce l'ha. Vuoi inquadratelo, non ce l'ha. Forse sei tu il vero figlio di Paramatti. Vabbè che essere sfortunato, ma così no. Adesso Ivan, perché ne ha azzeccata una, va di lungo. No, hai ragione. Siamo uno con Giacomo. Oh, pare che il bambino nella foto a Sestola avesse il pizzetto. Pare. Comunque, io ho diverse domande che quasi vi farei. Anche figlio tuo, allora. Ecco, hai sentito? Cosa ha detto? Può essere anche figlio tuo.
È vero, ma perché si va a far fotografare con Paramatti? Vuoi allora, cambiare argomento, per favore? Posso fare delle domande serie? Ecco, sì. Dai. Oh, io non sembra, ma ho una dignità da difendere. Allora, molto interessante qui un abbonato di Riccione, Silvano, che dice: sono un abbonato che non può più venire allo stadio perché al sabato lavoro. E questo è interessante. Esatto. E altri si lamentano di questo fatto, anzi dicono, insomma, il freddo non c'è solo per i giocatori, il freddo c'è anche per gli spettatori. E soprattutto per il pubblico. Esatto, non ci sono solo quelli a casa davanti alla televisione, ci siamo anche noi. Poi, dunque, ci sono un paio di temi che vi do così, senza domanda. Prima vi faccio una domanda, anzi a Paramatti. Una domanda, così dopo diamo la linea alla regia e torniamo con i temi. A Paramatti, che cosa hai detto a Mihajlovic prima che tirasse il rigore? Gli ho detto, dai, sbaglialo, per favore. Davvero? Poi gli hai detto anche dopo, grazie. Dopo gli ho detto grazie e l'ho tirato su. Infatti è vero, l'hai tirato su. Allora è sufficiente che Paramatti, ogni volta che il Bologna ha un rigore contro, vada dal rigorista e chieda, visto il suo potere di... Lo accontentano sempre, eh? Va bene, io poi ho un paio di temi che vi dico dopo. Certo, adesso diamo la linea alla regia per la pubblicità, dopo riprenderemo con i temi che ci lanciano i tifosi da casa. Tra poco. Il ragazzo che aveva il dono per Michele, lo schiaccianoce a forma di mela, che è anche abbastanza curioso come oggetto. Allora, vieni qui, ciao, innanzitutto tieni il microfono vicino a te, come ti chiami? Michele. Michele anche tu, vedi? Sei un tifoso del Bologna, si vede anche dalla sciarpa, sì. E vai quindi sempre allo stadio. Sì. Ma giochi anche? No, non giochi, sei solo un tifoso. Allora, questo è il... lo mettiamo qui in modo che la telecamera lo possa inquadrare. Questo è lo schiaccianoce a forma di mela. È molto carino, vero Michele? Bellissimo. Sempre sarà quello a forma di pera. Lo facciamo vedere bene. Allora, possiamo... Invece tu sai di aver vinto i calzettoni. Sì, calzettoni. Allora, se vuoi consegnarglieli... Grazie. Un bacino. Bene, se vuoi continuare a seguire la trasmissione, poi magari ti fa un autografo sui calzettoni. Grazie, grazie a Michele. E questo te lo concedo, è tuo. Ermanno, hai visto che bello lo schiaccianoci? Tanto sta facendo il suo secondo lavoro. Come si fa a fare un autografo sui calzettoni? Si può, con un bel pennarello. Ma sono scuri. Vabbè, che cosa vuoi? Ti piace lo schiaccianoci? Veramente carino. È vero. Devo dire veramente carino. Anzi. Allora, noi ci eravamo salutati, tu hai detto che avevi dei temi. Sì, io avrei dei temi, anche delle domande. Sì. Allora, vi dico due temi che poi se volete vi potete sviluppare, comunque, che sono un po' emersi dalle domande, dalle tante domande. Una è sul mercato e sulla figura di Cinquini in particolare, su cui i nostri tifosi chiedono un parere dei nostri ospiti. Poi un altro argomento è Kolivanov, di cui si vuole sapere, insomma, visto che lo si è visto apparire. Se secondo i nostri ospiti è in condizione o non è in condizione, se sarebbe utile o meno in questo momento al Bologna. Poi c'è una domanda interessante, un po' particolare, ma interessante, che viene rivolta a Bortolotti, ma a cui forse possono rispondere un po' tutti. Cosa succederebbe se un presidente arrabbiato per le decisioni arbitrali ritirasse la squadra dal campionato? Mi pare... sarebbe squalificato. Mi pare abbastanza evidente, la squadra verrebbe squalificata. E probabilmente dovrebbe ricominciare la trafila dai dilettanti, io credo. Insomma. Comunque verrebbe cancellata dal calcio professionistico. Gli altri temi invece erano Ermanno, Kolivanov e il mercato e il mercato. Cinquini. Perfetto, grazie per il momento. Vediamo di distribuire equamente le domande. Kolivanov, Giacomo, come l'hai visto quei pochi minuti che è stato in campo? Gli avranno fatto bene sicuro per il morale, fisicamente mi sembrava a posto, però molto, molto impacciato, legato. D'altra parte come fai, come puoi pretendere che uno entri e sia a posto subito? Sono convinto che tornerà utile al Bologna più avanti, perché è un giocatore che ha le caratteristiche adatte per giocare con Anderson e Signori. Ivan, sarebbe troppo presto nel caso sabato Ventola non riuscisse a recuperare, provare la coppia con Ivanov o no? Per quel poco che si è visto... No, magari all'inizio potresti provare, perché tanto non è quello... No, Michele si allena con lui, non so in che condizioni sia Igor in questo momento. Se gioca 6 minuti può giocare anche 90, poi c'hai Fontolana e altre soluzioni, è chiaro che hai un attacco differente, con meno peso, forse più qualità di piede, però...
certo. Spero ovviamente che Ventola ce la faccia, anche perché potrebbe essere un'occasione buona per lui. Poi la sua ex squadra, il Bari. Altrimenti faremo con l'Ivano e i signori come contro la Fiorentina mi parlo scorso anno, dove vincemmo 3-0. No, c'era Simutenkov. C'era Simutenkov. Con l'Ivano e Simutenkov. Sì. I due russi. E invece ad Alberto le chiedo del, più che del mercato, che ormai ne avevamo parlato, era il ruolo di Cinquini in questo mercato. Sì, ma anche l'altra volta che ero venuto mi hanno chiesto di Cinquini. Si vede che... Ma io, come l'altra volta, sono in grave imbarazzo perché non so esattamente che cosa Cinquini faccia. Cioè, se è un semplice esecutore di ordini, evidentemente gli vengono dati ordini riduttivi. Se è lui che dovrebbe prendere iniziative, io queste iniziative onestamente non le vedo concretarsi. Mi pare che il Bologna sia molto immobile, ci siano società che senza avere budget superiori riescono a muoversi meglio, soprattutto nell'ambito di giovani, di mercati non facilissimi da osservare, che quindi prevedono anche probabilmente una rete di osservatori, ma il Bari, io vorrei vedere ogni tanto arrivare a Bologna quello che capita a Bari o a Udine, cioè non dico alla Juve o all'Inter o al Milan perché è impossibile. Questo non lo vedo e questo mi porta a esprimere un giudizio ovviamente non positivo su chi guida ufficialmente le operazioni di mercato. Adesso invece dal mercato passiamo alle più belle azioni, di più bei gol di Michele Paramatti da quando è a Bologna. Se la regia ci può intanto mandare in onda alcuni dei gol più belli, ti chiedo qual è stato per te. Immagino la risposta, però è giusto che sia tu a raccontarci il gol più bello. Ma per come è venuto il gol nell'Intertoto in rovesciata contro la Sampdoria, però... E quello di San Siro contro l'Inter? Ma lì voleva crossare. Sì, lì volevo crossare. No, ci sono stati altri gol che hanno dato emozioni particolari, perché oltre, cioè, stilisticamente magari non belli, però emotivamente molto... Ad esempio questo mi piace, perché... Questo è molto bello. Questo è bello. Perché la volevo metter là? Questo. Potenza. Avevi anche i capelli più corti e non avevi il pizzetto. Questo bello di Udine. A lui li ha sempre fatti belli, non so. Sì. Un caso. Anche. Quando ecco, questa è la rovesciata, questa, sì. Bellissima. No, c'è sempre, se guardiamo nei calci d'angolo, nelle punizioni, c'è sempre comunque un giocatore, Colivano, che la mette. Questo la Michele mette. È stupendo. È personalmente quello che preferisco. No, dicevo che far gol su dei palloni messi nel mezzo bene è anche più facile. E noi abbiamo dei giocatori che la mettono, ci sanno fare, sì. Anche quello alla Juventus. Sì. Ne hai fatti anche di importanti, eh? Per un difensore non è una cosa da tutti i giorni. Ma ci provo sempre per quello, poi capitano magari nei momenti e nelle occasioni, certo, che meno me lo aspetto, però... Vedi, quando io prima dicevo che vorrei un difensore, è anche perché vorrei che Paramatti avesse più occasioni di muoversi dalla dietro, perché il problema del Bologna, che ha fatto pochissimi gol quest'anno, e che poi li ha concentrati in due giocatori praticamente, perché mi pare abbia fatto 13 gol, 9 fra Anderson e Signore. In realtà il Bologna ha una serie di giocatori in difesa e a centrocampo che non fanno gol, non lo fanno proprio per vocazione, per carriera, basta consultare gli annuali. L'eccezione è Paramatti. Allora, più Paramatti è obbligato a stare indietro, più il Bologna perde un'alternativa alle azioni di attacco che è fondamentale, che è stata fondamentale, certo, nel recente passato. Ecco perché io credo che ogni volta che Paramatti deve stare dietro, noi perdiamo molto, ecco, anche se poi lui è capace di giocare anche, certo, dietro, per carità. Stavi dicendo, Ivan... Non me lo ricordo più. Ah, vabbè. Quando no, ti... no, era una domanda, ma volevo sapere chi doveva saltare ieri su Nedved. Quando si batte il calcio d'angolo si fissano delle marcature, certo, che vanno mantenute fin quando non perché lui non è un finisce, no, non finisce l'azione. Poi capita che ci si trova un attimo messi male
e quelli che sono più vicini. E tu dici che il tuo ragazzo Gamberini è pronto per giocare in Serie A? Per me sì. Per me sì, perché a 18 anni esordire in un campo come l'Olimpico con 80.000 persone e giocando secondo me senza timore, con autorità, perché ci sono state alcune palle all'inizio che effettivamente non era sicuro, ma no, secondo te ha fatto meglio? Penso sia state due palle proprio, due azioni in cui è stato un po' titubante, però nel complesso ha disputato una partita secondo me. No, io glielo auguro, obiettivamente lo auguro anche a Bologna, perché se trova in casa delle soluzioni tanto meglio, poi giovani. Però ti dico così, probabilmente l'esordio non è neanche una prova da giudicare. Secondo me è all'altezza. Il gol di Nedved, visto in televisione, non è stato irreprensibile Pagliuca, lo dico con tutta l'ammirazione per un giocatore che è stato sin qui fondamentale, perché è stato bravo lui. È prima uscito e poi è rientrato. E si è trovato nella terra di nessuno, quella fatale al portiere, nel momento che la parabola, cioè fosse rimasto in porta, chissà, poteva anche provare. Così invece ha abbozzato l'uscita, ha fatto questi due passi avanti, poi è immediatamente tornato indietro e in quel momento Nedved ha colpito. Sì, nell'ultimo invece il gol di Ravanelli sembrava il cardinale Biffi, però, perché lui battezza. L'ultimo è stato così strano. Però stamattina ci ha messo mezz'ora a arrivare in porta. Ha fatto gol cadendo. Però non ne aveva più. Non si crede al punto che ha pianto per tutti noi, ci siamo finalmente consolati. È il classico di Ravanelli. Ma poi l'ultimo non contava. L'ultimo non contava. No, ma era una battuta semplicemente, anche perché è un gol che non aveva senso. Fatto in un modo allucinante. Michele, adesso che hai segnato più di un gol, stanno più attenti nei calci d'angolo gli avversari a te? Magari prima eri anche il fattore sorpresa, adesso... Sì, può essere anche quello, ecco. Effettivamente quando c'è uno che si sa che è pericoloso, viene... Quindi te ne accorgi che sei più marcato adesso? Sì, un po' meno spazi, però stesso cerchiamo di trovare. Quanto impiegherà secondo te il Bologna ad avere un'impronta di Guidolin? Ma io credo la stia già avendo. Purtroppo, come è successo in alcune occasioni, non ce l'ha per 90 minuti. E questo dipende da diversi fattori. Ecco, quanto è cambiato il vostro modo di lavorare rispetto a Mazzone e ancora prima rispetto a Olivieri? Ma io, molti dicono che Olivieri e Guidolin non sono uguali, ma secondo me hanno un modo di vedere il calcio molto simile. E dico che non c'è molta diversità tra i due modi di allenarsi e di intendere il gioco del calcio. Faccio una domanda un po'. Ma tra i due forse mi sembra che uno ami il centro, il trequartista, e l'altro no. Che è già una piccola differenza. È il più evidente delle differenze. Ma comunque giocavamo anche con un centravanti e due esterni. Quindi... Secondo te era necessario il cambio di allenatore a un certo punto quest'anno? Secondo me no, perché i risultati sarebbero venuti, ero sicuro che sarebbero venuti come sono poi venuti, ecco. È stato anche Guidolin a riconoscere che non poteva in tre giorni rivoluzionare una squadra se non che dando un non impulso emotivo. La posizione di Guidolin, del quale io sono contentissimo, esatto, che sia Bologna, Torres, però ecco, voglio dire questo, cioè, probabilmente con Buso avremmo oggi gli stessi punti. Ma io credo Buso avesse lavorato bene, ecco. E secondo me c'era anche la possibilità di lavorare ancora bene, ecco. Poi insomma sono decisioni che vanno prese. Un'altra domanda ti faccio, ecco, io non sono tanto d'accordo con chi dice che il Bologna avrà una stagione un po' così perché non ha obiettivi. Io trovo che gli obiettivi dobbiate costruirli volta per volta, vincendo. Cioè non è che uno dice io ho questo obiettivo qua e voglio, se non ce l'ho, come sono sfortunato. Cioè la squadra deve crearsi l'obiettivo domenica dopo domenica. Ormai ti hai perso la Coppa Italia, hai perso la Coppa UEFA, c'è un obiettivo, quello di arrivare almeno sesti o settimi, che è un obiettivo importante. Noi non abbiamo l'obiettivo di vincere il campionato e quindi se non lo vinciamo non lo sbagliamo, ecco. E quindi non abbiamo obblighi, noi dobbiamo sempre fare meglio di quello che possiamo fare per raggiungere un obiettivo, cioè solo, esatto. Ecco, ma solamente che noi raggiungiamo l'obiettivo dell'Intertoto è una stagione è terra di nessuno. Adesso c'è Bari in questo momento in testa, che è quella lì dopo i primi sei. L'Inter non sta facendo cose straordinarie, cioè è raggiungibilissima. Ma infatti il nostro obiettivo, diciamo tra virgolette, è stare a ridosso, alle spalle di quelle sei, sapendo che sicuramente una di queste alla fine mollerà psicologicamente, mollerà
Tanto la gente capisce anche i voti, no? Fammi finire di rispondere alle domande, se no... vedo che ha fretta, vedo che ha fretta. No, no, no. Poi sei esaustivo, dai le risposte e si capisce esattamente quello che vuoi dire. Dai un voto ai quattro, gli ultimi quattro allenatori che hai avuto. Io sono stato benissimo con tutti, ecco, e tutti hanno ottenuto, credo, quello che volevano, tutti i risultati che volevano, a parte, secondo me, Buso, che non ha avuto il tempo per farlo. Sei a posto? No. No. Volevi proprio i voti. No, ma lui no, non voti. Piacciono a Bulgarelli i voti, no. Quindi lasciamo perdere. No, no, lui li può dare sulla Gazzetta, però noi invece... No, i voti, a un giocatore in attività, io li posso dare adesso che ho smesso. Sì. Uno che è in attività... Ma sai perché fa queste domande qua? Perché il signor Paramatti mi è sembrato che dice le cose che pensa. È stato molto chiaro su Buso, non ha avuto grossi problemi, grosse riserve. Ha parlato male di qualcuno? No. Allora? Però ha detto cose che effettivamente non tutti i giocatori dicono. Se senti, infatti io se fossi per educazione non direi male mai di quelli che hanno per i quali ma non è stato maleducato. Infatti vai a giocare nel tuo cortile. Bene, adesso è il momento di Deanna. Sì, io sono qui con Marco Orlando, che è il presidente di una squadra di calcio a 5 che si chiama Bologna Football 5. Giocano in Serie C e sono primi in classifica senza mai nessuna sconfitta. Ma la particolarità di questa squadra è bellissima, che i giocatori sono stati tutti rigorosamente selezionati da giocatori retrocessi da altre classifiche Serie A, Serie C del calcio a 5. Vero? Li hai selezionati tu? È vero. Io e Andrea nel mese di luglio dello scorso anno abbiamo fatto una selezione di 13-14 giocatori e dovevano avere questa caratteristica. Dovevano essere tutti retrocessi dalle varie categorie, dalla A, dalla B e dalla C. Devono essere tutti retrocessi, a parte uno che è un... Perché secondo te così avevano più stimolo a fare meglio? C'è una motivazione in più a fare sicuramente un anno buono per un E in effetti hai avuto ragione, perché siete primi in classifica, non avete mai subito sconfitte. Fino a questo momento appunto abbiamo giocato 13 partite di campionato, abbiamo concluso il girone d'andata con 10 vittorie e 3 pareggi. E per adesso speriamo di procedere, di arrivare fino a fine campionato senza perdere. Voi non avete problemi, vero, di allenarvi, di giocare al freddo? Perché voi giocate sempre al chiuso, non vi capita mai di dovervi allenare al freddo alla sera? No, raramente, a meno che non capitano dei periodi che le palestre chiudono per varie motivazioni, ma normalmente giochiamo nella palestra, ci alleniamo in palestra, quindi siamo anche al caldo. E per quanto riguarda gli arbitri, siete mai stati arbitrati da una donna? Quest'anno no, in passato sì. Vi è piaciuto come esperienza o non è uguale? Io personalmente non ci trovo differenze, tanto c'è un arbitro vale l'altro, quindi poi c'è chi è più bravo, chi è meno bravo, sicuramente. So che ci sono anche delle domande per Paramatti, da questa parte. Per Michele, una domanda, se gli aveva fatto una buona impressione il centravanti dell'Anderlecht, Köhler? Sì, perché oltre ad essere altissimo, perché è 2 metri e qualche centimetro, comunque l'ho visto molto agile e molto bravo coi piedi. Poi ho visto anche altre immagini del campionato belga e mi ha sorpreso. Cecoslovacco. Sì. Nazionale cecoslovacco. Però del campionato belga, quindi mi ha sorpreso. Eccoti! Beh, avrei 2 o 3 domande. Quante? È seguito. Avrei 2 o 3 domande. Una. Avrei 2 o 3 domande. Una. Si è reso conto che avrei una domanda. Era veramente una cavolata. Devo darti adesso ragionandoci sopra. Niente, stavano parlando Ivan e Giacomo. Fai una domanda. Poi ci dai il risultato. Avevo 2 o 3 domande. E poi scusa, Adalberto vorrebbe il risultato di Empoli Brescia. Pure. C'è qualcos'altro? Devo dare una pulita lì. Ordina 2 pizze. Allora avevo 2 o 3 domande. Una. Avevo una domanda da fare. Ecco. Avevo. Così. Ho deciso, preferisco fare solo una domanda perché 2 o 3 sarebbero troppo. Bravo. Ho deciso adesso. Così. Tra l'altro la mia assistente, bellissima, mi dice che il risultato è 2-0. Per l'Empoli? Suppongo, per la squadra che gioca in casa. L'Empoli. Visto che nel messaggio chiaro c'era scritto solo 2-0. Allora la domanda è di Romano, che chiede alla totalità dell'universalità degli ospiti di studio un giudizio su Ingesson. Su Ingesson? Ebbene sì. Sta giocando male, dai. Sta giocando male, sotto ritmo, sotto livello suo. Lo dice lui per primo, di non essere ai suoi livelli. Lo ha sempre riconosciuto. Scusa perché ho detto sta giocando male. Si vede, non è Ingesson al quale si è abituato. Sì. Devo dire che anche lo scorso anno fece molto bene la seconda parte, quindi...
mi auguro che sia così anche quest'anno. Certo. C'è da dire che di fianco non ha mai un compagno fisso, perché ogni volta... Sì, ma ci aveva abituati a lavorare da solo, perché l'avevo visto fare delle robe lo scorso anno straordinarie. Da solo, con di fianco con Marocchi. Fino a... Esatto. Esatto, lui lo dice che gli è mancato molto Marocchi. Beh, finora ha risposto solo Zazzaroni, però. Vedi che coraggio, eh? È interessante. È interessante. Però, insomma, non è, come dire... Ascolta, Ermanno, facciamo concludere De Anna, perché si trova... Volevo farti un'ultima domanda, ma a proposito della vostra dirigenza, ma com'è il vostro direttore generale? Yogi, un mito. Diciamo chi è, uno dei tecnici che lavora in regia qui da noi. Sì, Massimiliano Ceccardi. Sì. Persona precisa, fa sempre un lavoro eccezionale. Colgo l'occasione per ringraziarlo. Quindi anche merito suo se siete primi in classifica. Sì, senz'altro. Cioè che volevi fare anche una domanda a Paramatti, vero tu? Sì, volevo fargli una domanda e chiedergli, spero e ti auguro una lunghissima carriera ancora, di giocare tantissimi anni a calcio, ma il momento che ti stanchi di giocare a calcio sai già qual è il tuo sport. E la sua richiesta la domanda. Importa. Importa. No, importa, non c'è posto, è già chiusa. Okay. Però sì, è un invito proprio pubblico che ti faccio. Grazie. Per il futuro. Io sto provando, Michele, a invitare qua tuo figlio, che si sta lentamente avvicinando, però sì, ancora forse non vuole venire. La faccia non ne frega niente. Niente. Forse proviamoci nell'ultimo blocco. Adesso diamo la linea alla pubblicità, lo vedete lì imbronciato, il figlio di Michele, Lorenzo Paramatti. Ci rivediamo tra pochissimo. Vedete in primo piano è Lorenzo Paramatti, lo abbiamo convinto solo perché gli hai promesso in cambio un giochino, ha visto lo schiaccianoce ed è venuto. Lorenzo, hai voglia anche di dirci qualcosa? Niente. Bravo Lorenzo. Niente, va bene. Allora, un passo per volta, intanto è arrivato qui. E noi adesso invece parliamo di Gianmarco, di Vacanze di Natale, e vediamo qualche immagine di questo film, Abbiamo delle fotografie, delle immagini. Non ci sono immagini filmate. Ma rendono l'idea. Se possono partire, così ci racconti man mano. Ecco, per esempio... Questa è una delle prime chi scene. Chi è quella a destra lì? Dunque, quella... No, allora, ecco. Questa è una delle prime scene che ho fatto. Ero un attimo imbarazzato perché l'avevo conosciuta il giorno prima, praticamente. E com'è stato baciarla subito così? Vabbè, ma quella sarà... Non avevo scelta, ho dovuto... Ti hanno obbligato. Sì, purtroppo poi le comparse sbagliavano molte volte, quindi dovevo rifarlo 8 volte. Ti sbagliavi sempre. Non ne potevo più, anche perché sai, mi facevo un po' schifo, l'avevo appena conosciuta, cioè non è che bacio la prima che viene. Certo. Anche questa scena ti ha molto infastidito. Questa a Capodanno, abbastanza, infatti ero serissimo. Qui non so come fare, tra l'altro facevo un freddo bestiale. Questa a Capodanno, una scena della notte che passo con lei a Capodanno, non si vede il resto. E questo è il primo incontro che ho con lei nel film. Sulle piste da sci, sta girando una pubblicità, eravamo in un ghiacciaio, facevo un freddo pazzesco. Non visto e questo è un articolo. È un servizio. Che è uscito su Chi oggi. Molto spontaneo e naturale. Sono quelle foto scattate Marco, all'improvviso, bravo, vero Gianmarco? Senti, ma è stata gelosa la tua fidanzata? Eleonora no, dunque, all'inizio ovviamente un pochino di fastidio perché... Però sai, è il nostro lavoro, lei fa l'attrice, quindi sa bene che è così. Sai chi era invece molto geloso nel vedere queste scene? Ermanno, è vero Ermanno? Diciamo che Gianmarco mi stava più simpatico prima. Ah sì, eh? No, poi tra l'altro... Peccato, comunque... perché pensavo di parlare con lei di te, perché visto che sei molto simpatico, hai tante. Però se non ti sto più simpatico... Ma Gianmarco, mi dicono comunque che poi non sia una cosa così emozionante stare a letto con Meghan Gale, perché dice che le squilla continuamente il cellulare. E quindi insomma, non si riesce proprio a scaldare l'atmosfera. Tra l'altro ha un team invece che l'Omnitel. No, questo no. Non ce l'aspettavamo. No. Oh, io Sabrina approfitterei per salutare e poi anche ho notato, cioè ho capito finalmente perché il figlio di Paramatti non ha il pizzetto. Perché quando è nato probabilmente Paramatti ancora non lo portava.
E quindi è normale che sia così. Vedi? Infatti somiglia molto a Paramatti pre-pizzetto. Pre-pizzetto. Va bene, io ne approfitto per salutare allora. Va bene, Ermanno, grazie, Armano. Ci vediamo lunedì prossimo. Grazie. E noi, prima di chiudere, di dar la linea a De Anna, che ha un'altra squadra da presentarci, volevo parlare con Giacomo perché durante la pubblicità ci ha giustamente fatto notare una statistica che finora avevamo sottovalutato, è vero? Cioè, quella del Bologna che non ha preso un rigore a favore, 4 contro, però sono stati bravi perché ne ha sbagliati 3 quelli che ci hanno dato. 3 su 4 sbagliati. Tutto il benedetto di Paramatti va a parlare, fa la guffata pre-tiro, fa la guffata pre-tiro che è micidiale. E invece la Juventus? La Juventus 0 contro e 4 a favore. E 4 a favore, ho capito. È l'unica squadra che non ha avuto i contro e il Bologna non è l'unica squadra che non ne ha avuto i favore. L'unica squadra che non ha avuto rigori a favore. Tu, Michele, andando a memoria, quanti ce ne sono stati non concessi che c'erano a memoria? Ti ricordi alcune? No. No. Non li ricordo. Allora, Deanna, vuoi presentarci il tuo pubblico prima di chiedere un'ultima cosa sul Bari? Sì, adesso cambiamo argomento perché parliamo di atletica. Io qui sono con il presidente e un insegnante di una società di atletica che si chiama Eureka di Sasso Marconi. Il presidente è il signor Degani, che ci racconta un pochino com'è la vostra società, di cosa si occupa e quali sono le specialità di cui vi occupate. Sì, io rappresento l'Eureka, che è un'associazione di volontariato di Sasso Marconi di atletica. Abbiamo 50 iscritti, 6 istruttori che tutelano e insegnano le varie specialità ai ragazzi. Non abbiamo solamente lo scopo della promozione di atletica, ma anche uno scopo sociale e di modo di vivere. E c'è qualcheduno che vorrebbe fare qualche domanda? Sì, dopo facciamo fare delle domande. Intanto chiediamo alla signorina, alla signora che è l'insegnante, di cosa insegna, di cosa si occupa. Io mi occupo dei salti, quindi salto in alto e salto in lungo, poi ci sono altri magari che ci siamo suddivisi le varie specialità, quindi chi gli ostacoli, chi la marcia, fondo, mezzo fondo. Quindi non insegnate delle specialità miste, lei è specializzata in salto, esatto, per seguire questi ragazzi. Vedo una stragrande maggioranza di donne qui, sono perché sono più brave o no, perché stasera erano libere le donne? Stasera erano libere le donne. E così, quindi ci siamo suddivisi questi ragazzi che finora hanno dato ottimi risultati. Sentiamo da loro allora, tu in che cosa sei specializzato? Salto in lungo e corso veloce. Come mai l'hai scelti? Perché sei più bravo o perché? Perché mi riesci. Ti riesce meglio, sono le uniche che ti riescono. E tu invece? Sono specializzato in corsa e anche in resistenza, no, perché anche dal fisico sono magro, però mi piace. Quindi è stata una scelta obbligata, sì, però sì, ti piace. Sì. Bene, so che c'è anche una domanda qui però per Bulgarelli che riguarda il calcio. Sì, esatto, io volevo chiedere se anche quando lei giocava nel Bologna venivano fatti i regali agli arbitri, insomma, se come oggi... Penso di sì. Sì, anche sì, sì. Facevano anche più scoperti. C'erano anche dei presidenti del Bologna. Dall'Ara no. Dall'Ara c'era qualcuno, diciamo, che c'era. Che subito dopo. Sì, comunque c'erano. E consistenti. Bene. Vuole aggiungere qualcosa il presidente? Posso aggiungere qualcosa solo. Noi, nonostante abbiamo 50 iscritti, abbiamo però delle piccoli campioni provinciali e regionali. Alcuni sono andati in campo nazionale, quindi è una cosa estremamente carina da parte dell'associazione dirlo. Certo, grazie allora. Io ringrazio la società. Grazie. Per chiudere, ad Alberto, il Bari è la settima sorella. Ma il Bari ha una buona squadra, ha un bravissimo allenatore che non ha paura a adottare un calcio non estremamente alla moda, però ha il coraggio di giocare contro l'Inter con due ragazzi che fanno 35 anni o 34 in due. E adesso è un avversario pericoloso, soprattutto perché questi attaccanti molto veloci, mentre dietro regala poco, proprio per le caratteristiche del suo allenatore. Normalmente dovrebbe essere una squadra alla portata del Bologna. Credo che lo affrontiamo in condizioni di inferiorità, in questo senso che noi saremo larghissimamente rimaneggiati, certo, mentre sì, il Bari dovrebbe essere quasi al completo. Sì. Anna Ravaglia, per arrivare ad arbitrare in Serie A cosa si dovrebbe fare? È un sogno nel cassetto? Io penso, cioè il mio punto di vista è
che difficilmente una donna riuscirà ad arrivare in Serie A, ma non per le doti tecniche o per la conoscenza del regolamento, per altri, soltanto per doti fisiche, perché se si pensa a un giocatore di calcio, l'allenamento, sono delle macchine sportive i giocatori di calcio, e effettivamente gli arbitri sono anche gli arbitri, cioè sono molto, dal punto di vista fisico, molto dotati, ecco. Anche Megan Gay, sì, ma Megan Gay la vorrei vedere, corre dietro 22 sì. giocatori. No, correrete in 22, sì. Si ribalterebbero i ruoli. Non ho dubbi su quello, però non credo che sia quello che volete vedere nel campo. Magari in altri campi, sì, ma non nel campo sportivo. Sì, col doppio arbitro penso che le donne possano avere delle chance, ecco. Certo. Però possono essere degli ottimi assistenti all'arbitro, questo io sono una grande sostenitrice. Come abbiamo visto la terna francese, certo. Penso che... Io me lo auguro che una donna... Beh, speriamo allora che lei possa arrivare a essere... Io no, io non guardaline. Credo. Guardaline mi piacerebbe, ecco. Ma è un sogno... E beh, coltiviamoli, no, i sogni. Bene. I sogni sono belli perché rimangono sogni. Certo. Michele, ieri era Signori il capitano. Sì, penso che Marocchi abbia voluto concedergli questa opportunità, che, insomma, che si meritava, certo. Perché dopo i trascorsi che ha avuto in quella società era una soddisfazione che non si poteva negare. Tu invece sei capitano, eri capitano in Coppa UEFA, quest'anno è finita l'avventura, però... Sì, sono il vice capitano di Marocchi, poi quando, visto che lui è stato cattivo in Coppa UEFA, allora sono subentrato io, da allora anche un po' per scaramanzia è stata tenuta questa, certo, tradizione. Ma a te manca l'esperienza dell'Europa? Ma è un'esperienza piacevole, ci divertivamo ad andare in giro, ecco, perché si fanno cioè hanno un sapore particolare, certo, le partite in Coppa UEFA. È vero. Quindi l'obiettivo quest'anno minimo è almeno dall'Intertoto in su, insomma. Provarci e provare a ritornare in quella competizione che ci ha dato soddisfazioni e, certo, e gloria anche. Ecco. Senti, tu hai mai pensato se chiuderai la carriera a Bologna o se ancora coltivi magari il voglino di provare un'altra avventura? Ma penso che l'età sia un po' sfavorevole per questo, ecco, però credo... ho sempre ritenuto che ci si possa togliere delle grandissime soddisfazioni giocando a Bologna e come, certo, l'anno scorso siamo andati vicini ad ottenere un successo importantissimo, penso che si possa riprovare in breve tempo. Certo, e lui farà il calciatore da grande? Vuoi fare il calciatore? Non ci pensa proprio, vuole solo dormire. Lui ha sonno. Ha sonno e quindi è giusto che chiudiamo così anche per Lorenzo. Allora, siamo ormai alla fine, abbiamo già anche parlato un po' del Bari. Volevo chiederti invece la prestazione di Signori di ieri contro la Lazio, perché l'anno scorso fu più difficile per lui giocare contro la Lazio. Quest'anno... Per Anderson, una traversa, ha creato qualcosa. Per me in condizioni di grande difficoltà, sì, quindi sì, ripeto, sì, il concetto espresso all'inizio. Era difficile giocare, certo, davanti ieri, obiettivamente. Però ha giocato benino adesso, sì, io mi aspetto il gol, spero che abbia più fortuna, magari cominciando proprio sabato da Bari, perché veramente chiudere a 23 giorni d'andata non sarebbe nemmeno malissimo. Certo, tra l'altro il signore ha anche detto che rispetto all'anno scorso lo stato d'animo era diverso, l'anno scorso è arrivato lì, era in comproprietà tra Lazio e Bologna, quest'anno era a tutti gli effetti giocatore del Bologna. Gianmarco, allora noi ti abbiamo presentato come attore, abbiamo sempre parlato del film, ma c'è anche Nuovi Talenti, tu sei conduttore di Nuovi Talenti su ETV, una trasmissione che finora ha lanciato qualcuno di quelli che avete presentato, tu e Marusca, ricordiamo siete tu e Marusca. Io e Marusca... Ma è divertente, non lo so. Onestamente che abbia lanciato quello non lo so, però io spero, cioè, sicuramente è una buona vetrina per tutti. Adesso, certo, tra un po' riprende, tra due settimane riprenderà Nuovi Talenti ogni settimana, quindi facciamo in bocca al lupo quindi alla trasmissione. Giacomo, per chiudere, Fascetti è uno degli allenatori, ha detto giustamente ad Alberto, uno dei migliori su piazza, il suo sogno è allenare l'Inter, ma dici che... Ma guarda, Fassetti abbiamo esordito, e meno io ho esordito con lui, quando ho esordito lui era l'altra mezzala. Avrei pensato che diventasse tutto fuorché un allenatore, perché era completamente l'opposto di quello che poi è diventato, era un po' bizzarro, un po', sì, strano. Un po' strano lo è ancora, ma adesso è molto più concreto, più pragmatico. Io penso sia veramente un ottimo allenatore anche da Inter.
Certo, bene. Allora, siamo davvero alla fine. Io inizio il giro di saluti a partire da Anna Ravaglia. Grazie per essere stata con noi, arbitro di calcio. Grazie all'editorialista del Guerriero Sportivo e del Corriere dello Sport Stadio, ad Alberto Bortolotti. Grazie, grazie per essere tornato a trovarci. Un grazie e soprattutto un in bocca al lupo da qui alla fine del campionato a Michele Paramazzi. E un saluto anche a Lorenzo, che ha sonno, quindi adesso finiamo così può andare a dormire. Passiamo dall'altra parte, grazie ai nostri due opinionisti, Giacomo Bulgarelli, Ivan Guazzaroni, direttore del Guerriero Sportivo. Grazie a Gianmarco Rocco di Torre Padula, che ritroveremo su ETV con nuovi talenti. Grazie a Deanna, ringraziamo Ermanno che abbiamo già salutato e ci vediamo lunedì prossimo. Grazie per essere stati con noi. Emilia Nauto vi ha presentato...